Ho Fabrizio, ho ordinato delle uova. A proposito, chi se mi mira stamattina ancora? Sarà aspettando la gallina che fa? Sta stitica la gallina. Fatela dietro pure voi. Voglio fare due uova sode, mi fai belle belle. Con ne ho prese l'insalata. quattro, ti fai pure tu. Bravissimi, io ci metto pure un po' di insalatine senza olio, sale e limone. No, ma fa schifo, un po' che me li mettere a me, ti voglio bene. Ma giusto un cucchiaino però. Però non ti garantisco che se l'uovo arrivano, ci mangiamo. Però. Comunque l'uova arriva sicuro. No, no. Oh, il cane sta arrivando. Non ne aspetta delle uova? Sì. Eccole qua. Ecco qua, sono fresco, vedi? Freschissimo, mo l'ha fatta la gallina, sono ancora caldo. Oh, sono bollente proprio. Che vedi che la gallina che ha fatto questo, poi sta manca la povericcio. Io ti conosco, sì, buia. Pagate adesso? Pagate adesso, ma avresti l'uovo che c'è, stai in dallo. Dimmi, vabbè, vuoi prendere con Massimo, via. Salta buo, figlio. Arrivederci. Pure a te, salta buo. Non è più di due uova alla settimana, noi non ci possiamo mangiare, perché nella dieta è prescritto che più di due uova fa male. Cioè, ma come mangi solo due uova e poi non ci mangiare? No, volevo dire due uova alla settimana. Ah, la settimana? Ma però, nene, fammi una bella barba. Ma appena trovo, fai io. E mi sta rotto, si è assettato. Ero mangiato assettato, uno si è fatto la barba. Ma ballo, zitto, baleno, guardate qua, guardate che schifo, che schifo. Non ci capite, mi metto l'uovo in coppa, si è già uno si è fatto la barba. Ma tu sono 30 anni, che non ti fai una barba. Sacci che tu vieni pizzante da sta barba. Poi che resta barba con urgenza. A casa mia non si trova più una lametta, né? Ah, perciò si prendete a fare la barba qua. E tuo figlio si piglia la lametta? No, mio figlio si sta crescendo la barba. Ah, tu bello cliente purissa, perciò me ne è in più a tre mesi purissa. La barba, ma fanno schifo con quelli barba. Mamma mia, e barba, i capelli lunghi, tu mi aiutano questo negozio. Comunque mio figlio non c'entra niente, la lametta non si sta pigliando. Guardatela, sei spruccato tu, cazzo, guarda che come purizza le poca seggia, andare a te. Leonardo ha rotto le uova. Non solo le uova, guarda. Guardate la vita che mi rompe. Silenzio! Perché questa la vita va anche, ci mattate. Basta un po' che ci una loica. Polizia. L'ha appena trasa, è una calamità naturale. Dove che ha combinato il cangolo? Un flagello. Facciamo una cosa, don Ernè. Tu fa tra di qua. Ma quella dieta non è più così così. Ma dico, chi è veramente... Guardate che ha combinato. Va buono, niente. Non fai mai la barba, mai. Che dovevi fare? Ma chi si è pigliato sti là a me? Ma suo, che dovevi fare tu? La dieta! Ma se vedo che mi fanno troppo, va bene? Dimmi, amore, sapevi tu che la metti, che ci fai? Niente, nemmeno mio figlio, perché si sta crescendo la barba, è mia moglie e mia figlia. E che fa? Mia moglie si fa il baffo, mia figlia si fa la depilazione. Guardate, perché posso fare il baffo? Donna baffuta è sempre piaciuta. È questo che dico pure io, ma non è buono stare a sentire. Poi non ho capito, queste donne stanno facendo tante per l'eguaglianza. Si mettono un calzone, si mettono il giacchetto. Hanno affiesultato pure, ma in disco. Bravo, si mettono il cravatto, hanno affiesultato, fanno i camionisti, i paracadutisti. E poi la roba fanno del tutto per sembrare diverso da noi. Ma che c'è a secco, Leonardo, ma che c'è a secco? Noi ci togliamo i peli, ci depiliamo per essere lisce, per piacere di più a voi uomini. Ah, io per esempio a casa mia non mi faccio la ceretta. Eppure mia figlia si fa la peretta. La figlia, anzi, non vedi che stuani da me, non volevo mai ritta. No. La figlia si fa il pelo. No, si fa quello che... Ma faccio clistere si fa. Ma che clistere? Che si fa? Che te fai tu, Anna? E come faccio tu, mamma Oletta, che te fai? Ma certamente non mi faccio quello che si fa la figlia. Ma stia in questa cosa. Ma non ci capisco, che si fa la figlia? Tu che te hai fatto? Ma che io, come faccio? Ma la ceretta vuoi vincere? La ceretta, come ritto? La ceretta. La peretta, la ceretta. Che la si squaglia in due pentoline, si fa ciocco, si mette giù le cose. Una volta la trovai in una tiella, ma mi credo che se tenevi una tosse, mi credo che stavano facendo il caramello per la tosse. No, mi indossicai. Ma mangiato. Ma io che ne sapevo. Ma buono facisti. Com'è facetta? E tu di nuovo guardo che hai pilato. Bravo, perché se mi è piaciuto faccio la vita, la verità, sono spinto. Quando cominciassi sotto perché a copia non ci sta che... Bravo, che se... Comunque, don Ernè, facciamo una cosa, le uova si sono schiattate, l'estate si avvicina, facciamo così, a dieta cominciamo a rimanere, non sapete che facciamo, una cosa leggera, esco qua fuori, ho gestito un'adoro stamattina, un panettiere, ha fatto un po' che casatiello. E poi la dieta la cominciamo domani, che dico? Bravo, un casatiello. Ma mangi pure un po' che casa di Che dici da loro, don Ernè? Io esco qua fuori, no? Vago a do... un casatiello. Ma ti raccatto un po' che casatiello. Ci mangiamo tutto qua. Casatiello. Don Ernè. Pure tu mangi un casatiello, no? Tu mangi? A me mi piace assai.
U casa di. Allora, don Ernè, io esco qua fuori. La dieta la cominciamo domani. Vado un pochettino dal panettiere. Mi sono addosso. Stamattina c'è. Facciamo un'immagine da su panettiere. Vuoi leggere su